La Lotus sta all'automobilismo come i Beatles alla musica pop. E questo è l'assioma che lega uno dei nomi storici della Formula 1 e quindi del suo fondatore. La notizia è che la Lotus ritorna in Formula 1 nel 2010. La squadra, creata dal geniale Colin Chapman, famoso per il suo stravagante intuito tecnico che portò in Formula 1 quelle che sono state le più innovative soluzioni tecniche, riemerge dalle sue ceneri come l'araba fenice. Il suo classico aspetto da gentleman inglese, con tanto di coppola nera che faceva volare ad ogni vittoria della sua vettura, contrastava con la grinta che mostrava nel gestire uomini e macchine. Dall'alettone all'effetto suolo, dalle sospensioni attive al telaio monoscocca in fibra di carbonio, tutto è riconducibile alle straordinarie soluzioni del team manager inglese. Nel 2010 dunque la Lotus ritorna nella massima formula e uno dei proprietari della rinata scuderia inglese è Tony Fernandes, uno degli uomini più ricchi della Malesia che ha scelto come direttore tecnico della scuderia Mike Gascoigne, con alle spalle 20 anni di esperienza in Formula 1 con scuderie del calibro di Jordan, Renault, Toyota e Force India. Sarà dunque la Lotus la 13ª scuderia che prenderà parte al mondiale di Formula 1 del 2010. La Lotus sarà motorizzata con un V8 Cosworth. La squadra avrà inizialmente sede a Norfolk, mentre il centro tecnico di progettazione e fabbricazione avrà sede presso il circuito di Sepang. La Lotus si ricorda anche perché fu il primo team a cedere i colori nazionali, ossia il verde, con quelli degli sponsor. Infatti nel 68 Chapman firmò un contratto con Goldleaf Tabacchi e iniziò a schierare auto rosse e dorate. In pratica questa non è una storia di un uomo comune, bensì di un personaggio straordinario che, con innovazioni, grinta e genio, ha saputo imprimere un segno indelebile all'automobilismo internazionale del dopoguerra. Ma andiamo ai numeri della Lotus: 6 titoli mondiali vinti per quanto riguarda i piloti, 7 costruttori, rimanendo nel giro della Formula 1 per un arco di ben 36 anni, ossia dal 1958 al 1994, ma dal 2010 la storia continua.